Amici, ben trovati a questa nuova puntata dello Spirito degli Alberi. Ci troviamo in un posto davvero meraviglioso insieme al nostro biofalegname Oliviero Tomasoni che ringraziamo. Eh, siamo a Villa dei Cedri a Cola di Lazzise, un posto magico, vero? Sì. Mm. Qui esistono per sì, sono una serie di essenze molto particolari che Difficilmente si trovano nel nostro habitat, nel nostro bel paese italiano, però qui per esempio troviamo una sequoia. Iniziamo subito il nostro viaggio insieme a questi giganti eh, parlando di questo albero che ha un significato enorme per gli indiani d'America. Sì, Perché è uno degli alberi più sacri per gli indiani d'America? Nel Popolo in Piedi, così come loro chiamavano gli alberi, è sicuramente l'albero più alto, abbiamo esemplari che raggiungono superano i 100 metri di altezza, quindi è, sono esemplari che svettano verso il cielo. Questo naturalmente per loro aveva un significato notevole dal punto di vista simbolico, perché erano gli alberi che arrivavano più vicini al cielo e quindi il collegamento terra, madre terra, padre cielo, questo albero nella loro tradizione simbolica era l'albero... Destinato a questo scopo, a collegare il cielo alla terra. Il nome Sequoia deriva proprio da un nativo americano che voleva dire praticamente piede di porco. tradotto e questo e che nativo. Si chiamava proprio Sequoia. sequoia. Mm. E praticamente lui aveva studiato anche questo Sequoiac, un alfabeto che ha permesso ai Cirocchi di essere tra le popolazioni americane, la popolazione. Più istruita e con la capacità soprattutto di leggere. Quindi attraverso questo, diciamo, 80, lui aveva creato 86 simboli e gli 86 simboli riuscivano poi. A leggere tutte le cose della natura e non solo, quindi a istruire e a dare la capacità anche di lettura agli indiani cirochi. Per Cirocchi. Ma i cirochi, forse tramandare anche le tradizioni, le tradizioni perché tradizioni, poi non solo oralmente, ma anche Infatti in i Cirocchi in si scritta. chiamavano gli alberi. Gli alberi rossi erano considerati i rossi ed erano eh, praticamente del clan della sequoia. Ah. La sequoia, fra l'altro, ha grandi capacità di crescita, ha una durata nel tempo e un'aspettativa di vita di millenni. Abbiamo esemplari che superano tranquillamente i 2000 anni. Cavoli. La sequoia sempreverdis, che è questa, che, a cui siamo ai piedi. È l'albero più alto, raggiunge 115 metri di altezza, è stata fotografata, sono serviti ben 32 giorni per poterla fotografare, perché i fotografi si calavano con la fune e man mano fotografavano spezzoni per poi ricostruirla nella fotografia. La sequoia nasce in boschi di sequoia... Scusami Oliviero, ti interrompo, stai parlando della sequoia in America. In America più, chiaramente, quella più alta, quella non, più alta non di che, questa. Non che abbiamo Immaginiamo qui che a noi. raggiungono diametri. Dagli 8 ai 10 metri, addirittura c'è una sequoia dove all'interno passa una strada per renderci conto della grandezza di questo albero. Quindi in Italia esistono pochi esemplari: pochi esemplari, Qui ne vediamo uno in particolare molto bello, molto grande e alto. E in America invece spopolano: spopolano, sì, c'erano intere foreste fino all'inizio del Novecento. C'erano intere foreste che andavano dall'Oregon alla California, che erano abitate semplicemente da sequoie ed era eh, il luogo dei nativi soprattutto. Poi sono arrivati gli occidentali, hanno cominciato questo taglio fittissimo di sequoie, fra l'altro con grossi problemi perché essendo alberi così alti, il cui legno è leggero, durevole, però fragile, e quando cadevano questi alberi giganteschi dovevano fare... Un, un letto di rami perché altrimenti nel cadere si fessurava, si spaccava e praticamente il 50% del legname veniva gettato perché era assolutamente inlavorabile. Dopodiché è nata poi tutta una campagna di protezione della sequoia e oggi abbiamo comunque foreste anche in America che sono protette da questo punto di vista. Esistono delle sequoie secolari appunto bellissime, millenarie, millenarie che popolano la terra americana. I nativi americani usavano il legno della sequoia per fare che cosa? I nativi americani usavano il legno della sequoia rispettando molto la sequoia si dice che addirittura riuscissero a tagliare dei pezzi solo di, di albero e poi con un impasto di argilla di terra fondamentalmente andavano a sanare la ferita in modo che la corteccia potesse ricrescere la sequoia infatti la vediamo già lo vediamo già qui in questa che è un esemplare che ha qualche forse 200 anni e la sequoia, ha una corteccia molto spessa ed è importante questo perché nella sequoia, essendo un albero pluricentenario, ha bisogno di una grande protezione per poter crescere e svettare verso il anche una corteccia particolare, la vediamo molto, che è sì. molto bella, molto anche scenografica e sì. tridimensionale rispetto eh sì. ad altre cortecce che appaiono più piatte, poi in realtà non lo sono, però eh, questo serve per la protezione? Protezione appunto. per poter dare la possibilità alla sequoia di vivere a lungo, tanto è vero che tutti i preparati sia omeopatici che i preparati in fitoterapia della sequoia servono proprio, è chiamata la... La pianta della longevità per curare tutte le malattie dell'invecchiamento. La sequoia è proprio legata anche dal punto di vista fitoterapico alla, a questa capacità di rigenerare il nostro corpo, quindi viene data proprio come sostegno nella malattia della vecchiaia. Ma esistono fiori di Bac? E... No, fiori di Bac no, però in fitoterapia esistono oleiti, oli essenziali e infusi ricavati dalla sequoia che hanno proprio questa caratteristica di combattere le malattie dell'invecchiamento, infatti per i nativi era proprio legata all'eternità, quindi alla capacità di superare durante la vita tutte le prove e di svettare più in alto possibile per raggiungere il cielo, quindi dal punto di vista simbolico è un grande albero, Veniva utilizzato anche per costruire case, in America veniva costruir per costruire dal mobile alle abitazioni, mm. fortunatamente poi questo mercato si è fermato, ci sono sequoie che vengono coltivate fortunatamente per lo scopo della falegnameria e quindi non andiamo più a rovinare boschi che erano millenari. Quindi qual è il pianeta relativo a questo La sequoia anno? è una poche, delle poche aghifoglie che sono legate anche al sole. Infatti la sua esigenza di salire così in alto è proprio è quella di salire verso la luce, quindi abbiamo Giove, Sole e Saturno. È un, un mix di pianeti che aiutano probabilmente questo albero a, essere, a diventare così alto e a vivere così a lungo fra l'altro quindi è interessante questa cosa ed è un sempreverde? ed è un sempreverde, nelle sequoie abbiamo tre tipi abbiamo la sequoia sempreverde, abbiamo la sequoia gigante e abbiamo una sequoia che invece è come l'arice nostro e perde gli aghi durante l'inverno lautunno inverno, ah. inverno ma rispetto a questo legno tu in falegnameria nella tua falegnameria lei... Non ho mai avuto l'occasione di usarlo, anche perché è un legno che ho mai di importazione, in Europa ne arriva pochissimo e non è un male secondo me perché andiamo a rispettare questo che è un albero stupendo. Però è un legno che si presta veramente a fare tantissime cose anche perché qui abbiamo delle tavole gigantesche perché comunque la sequoia ha una crescita anche a livello di diametro molto veloce, cresce molto in fretta. Quindi diciamo che... Nella la... prima fase della sua vita, poi cresce lentamente, però mm. poi a tempo centinaia di anni. Nella saggezza <ride> dei nativi americani, degli indiani d'America, quelli che, che noi chiamiamo impropriamente anche pelle rossa. Ehm... Questo tipo di legno aveva una valenza particolare per, le, per gli oggetti? Mi spiego meglio, nel Feng Shui tu ci hai insegnato che alcuni legni vanno bene, altri, altri no, altri meno. Eh, rispetto alla sequoia? Ma soprattutto per loro era un albero sacro, quindi era legato in parte anche alla costruzione dei loro totem, ad esempio, come la tua che poi vedremo, che è ancora più particolare rispetto per certe caratteristiche rispetto alla sequoia nel senso esoterico del termine per quanto riguarda la tradizione indiana di america però veniva utilizzato in rituali quindi diciamo che la sequoia è per antonomasia l'albero sacro è un albero è uno dei grandi un alberi sacri sacro. dei nativi d'america allora andiamo a scoprire insieme la tuia Sì. Vieni. Ci siamo spostati nel parco di Villa dei Cedri e siamo arrivati qui dalla tuia gigante, che però non è proprio gigante, gigante. Eh, che albero è? Ma anche questo è un albero: prima parlavamo della sequoia. La tuia è proprio legata al mondo degli indiani d'America. È un altro albero sacro per loro, perché veniva utilizzata soprattutto per costruire totem per costruire anche corde perché dalla corteccia ricavavano tutto ciò che si poteva utilizzare, la parte sotto la corteccia è molto fibrosa, quindi adatta proprio a creare corde e lacci. Immaginiamo che gli indiani d'America vivevano praticamente nella natura e riuscivano a rispettarle, ma riuscivano anche a cogliere nella natura tutto ciò che gli serviva per sopravvivere, senza inquinare, ricordiamolo senza inquinare. perché poi la dopo tutto torna molto sulla eh, alla terra. purificazione dell'aria e sulla purificazione dell'aurea quindi ha un valore simbolico molto elevato da questo punto di vista. Si costruivano anche canoe con la tuia perché è facilmente lavorabile, è un legno leggero ma che si lavora bene, è molto resistente in questo caso anche all'acqua e all'umidità, quindi facile anche da lavorare. Oliviero, è un albero che è legato a quale pianeta? La tua è legata soprattutto a Saturno, abbiamo anche qui l'influenza del Sole, però è un Saturno proprio, quindi il grande radicamento nella madre Terra, il suo significato è questo. Cosa ci insegna questo albero? Questo albero ci insegna soprattutto a... <coughs> Rappresenta il legame con la terra, quindi noi dobbiamo essere radicati prima di compiere un viaggio verso il cielo, se possiamo così definirlo, e quindi la tuia proprio rappresenta il grande radicamento nel popolo nativo americano. Non, non a caso veniva utilizzato soprattutto anche nella loro... Nei loro riti per costruire i totem, i totem sono sempre richiami di spiritualità presenti nella madre terra, quindi la tuia non a caso veniva utilizzata per questo scopo, perché la sua capacità di purificazione è elevata e era considerato un albero che portava grande purificazione ed era indispensabile poi per il rituale, quindi, è eh, un albero da un certo punto di vista sciamanico, un albero sciamanico, un albero sacro, un po' come, sì. la, un po come la sequoia. Sì. Anche che la tuia esiste in prevalenza in America e poi è stata... Sì, eh, io l'ho lavorata ancora, qua. è un legno che si lavora benissimo, magari quando andiamo in falegnameria poi ve lo faccio anche vedere. E Devo... si lavora Devo... per, realizza... per realizzare quali? Diciamo bonsatti? che la tuia si presta a realizzare qualsiasi cosa, essendo un legno comunque tra le aghifoglie, fra l'altro un legno tra i legni più duri. quindi... Duri, fra virgolette, perché rispetto a una quercia naturalmente non c'è nessun paragone, però si lavora molto bene, quindi viene utilizzato a fare quasi tutti i mobili, soprattutto dove naturalmente ce n'è, da noi ne arriva pochissima, io ho avuto l'occasione di poterla lavorare perché era stata tagliata in un parco. E io ho comprato l'albero e poi l'ho ridotto in tavola e ho potuto lavorarla. Quindi per me è importante perché il collegamento col popolo in piedi dal punto di vista della visione degli indiani d'America appartiene molto al mio modo di lavorare. E e di rispettare Hai anche di rispettare i legni. Questo in particolare, questo legno viene utilizzato, tu dicevi, per costruire qualsiasi tipo di, eh, di manufatto, però in realtà ha un simbolo, ha una simbologia ben precisa che è quella del radicamento. Quindi sì. come consiglieresti di, eh, di utilizzarlo? Ma soprattutto in tutti i... Gli cari. oggetti e i casi in cui noi abbiamo bisogno di questo tipo di energia, mm. di tenere i piedi per terra in <ride> questo caso, per poter poi con la mente più lucida poter poi lavorare. Sicuramente sì, è un legno che si presta molto da questo punto di vista utilizzando andando a correggere squilibri. Di questo tipo. La tuia ha, eh, viene utilizzata anche nella sua essenza? Viene utilizzata in fitoterapia, è una pianta fondamentale soprattutto per curare tutte le malattie legate all'epidermide, alla parte esterna del corpo, ai matomi, e a verruche anche ed è veramente una pianta che da questo punto di vista è ha grandi valori terapeutici, soprattutto lavorando sull'esterno, sulla parte epidermica, ma anche sulla parte interna, sulla parte venosa. Mm. Oliviero, eh, sempre nel parco di Villa dei Cedri eh, abbiamo visto la tuia prima eh, libera diciamo, da altre di crescere come meglio le aggrada, invece qui la troviamo abbinata ad una palma. È uno, uno strano matrimonio. È uno strano matrimonio anche perché abbiamo due energie completamente diverse, due climi anche di crescita originari completamente diversi. Qui abbiamo proprio la capacità degli alberi comunque di riuscire a dialogare con altri alberi. Sia la palma è molto sana che la tua è molto sana, quindi la capacità comunque di interagire con le altre forme di vita, in questo caso con un'altra forma di vita vegetale, e questo è veramente è un grande insegnamento. No? Ah sì decisamente un grande insegnamento forse anche un po nella natura della, della tuya quella di essere accogliente sì, in questo caso vediamo una tuya molto accogliente quindi non ha assolutamente respinto nessuno si è ammalato di questi due alberi quindi riescono a crescere in maniera simbiotica pur avendo due energie diverse la tuya ha anche un potere calmante calmante e antidepressiva infatti l'olio essenziale viene utilizzato anche per questi scopi perché dicevo prima liberare la mente da da pensieri inutili, radicamento, quindi concentrazione, calmante, infatti è anche un antidepressivo, la depressione molte volte arriva da un cervello troppo pieno di cose inutili. La tuia fra l'altro viene utilizzata, e qui ne vediamo un altro esempio, anche per fare, ci sono, nella famiglia delle tue sono tante, eh, le, questa ad esempio, anche questa è una tuia, viene usata per fare soprattutto siepi, quindi siepi di protezione, labirinti anche, perché questa è una crescita velocissima, però è una crescita molto regolare, nel senso che la sua forma è una forma precisa, molto la vediamo anche dal punto di vista geometrico, è perfetta e quindi viene utilizzata per fare proprio siepi. Per separare e veniva utilizzata anche per fare labirinti verdi. Questo è un sempreverde? quindi. È un sempreverde, la tuia è un sempreverde. Con queste foglie delicatissime che cambiano anche un po' colore a seconda sì. di come viene, vengono colpite dai raggi del sole. È un bellissimo esemplare di tuia da siepe. Da siepe, sì. Però andiamo a scoprire in Falegnameria come tu usi la tuia. Perfetto. Oliviero siamo tornati nel tuo laboratorio, nel tuo studio dove tu lavori i legni per vedere dal vivo com'è il legno di tuia. È una, questa è una tavola? Questa è una tavola, è una tuia gigante anche questa, è cresciuta in un giardino qui in, nella zona di Gussago e io ho recuperato poi questo albero tagliandolo in luna calante perché volevano liberarsene. La tuia... Ricordiamo perché in luna calante? È in luna calante d'inverno perché ha dentro meno linfa e sembra sempre verde, è molto importante tagliarlo con questo tipo di luna perché la linfa poi si trasforma in amido e l'amido si poi diventano zuccheri alimento per tutti i parassiti del legno fondamentalmente. Quindi è fondamentale il taglio? Il taglio in questo caso è fondamentale, questo è stato tagliato in una calante d'inverno e poi sono state ricavate delle tavole con cui ho realizzato alcuni lavori, non mi ricordo neanche quali perché ne sono rimasti pochissime ormai, anche perché da noi è un legno poco utilizzato, però già vediamo che rispetto al discorso che abbiamo fatto nel bosco la tuia gigante ha un accrescimento molto rapido cresce velocemente e, ed era utilizzata, abbiamo detto, negli indiani d'America perché è un legno molto leggero per costruire tot, imbarcazioni, quindi canoe e oggetti rituali. Qui abbiamo una resina, che cos'è? Un... Questo è un olio di lino e è, è un miscolato con olio di tung che viene utilizzato da noi, viene utilizzato per fare la finitura dei nostri manufatti, quindi prodotti completamente naturali. Adesso proviamo così, un goccio, così vediamo come... La vena si evidenzia e così vediamo anche l'accrescimento, si vede molto bene in questo caso, ha una tessitura che va dal giallo al rosso, molto particolare, è un sempreverde come abbiamo detto e gli anelli di crescita infatti sono abbastanza larghi e si vede notevolmente in questo pezzo di tavola. Oliviero, abbiamo scoperto un mondo davvero meraviglioso, quello degli del, alberi, dello spirito degli alberi. Diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata dove parleremo di nuove essenze, sempre a Villa dei Cedri. Grazie. Prego.